Andiamo avanti ancora. Difendano la famiglia di uomo e donna, è uno dei beni più preziosi. Allora, scusate un attimo solo. I credenti difendono la famiglia di uomo, il Papa, la reciproca donazione di uomo e donna è uno dei beni più preziosi dell'umanità. Il Gazzettino 30-12-1999. Il problema non è il fatto di difendere o non difendere la famiglia. Il fatto è che la famiglia dei ruoli è un atto di appropriazione, mentre invece la famiglia delle persone è un atto di scelta, di libertà delle persone. Il concetto della famiglia dei ruoli è il concetto cattolico, dove ogni persona è sottoposta all'altra in base al ruolo che quella persona copre. Non ha niente a che vedere, o ha solo in parte a che vedere con le scelte personali. Una volta non aveva niente a che vedere con le scelte personali, venivano vendute anche con la dote, tuttora fra i musulmani, cioè la famiglia uomo e donna ha poco a che vedere con le scelte umane. Non tanto perché sia fuori dalle scelte umane, ma perché nella storia è stata molto usata, come commercio e come controllo delle persone. Questo è successo spessissimo, anzi talmente tante volte che le variazioni, cioè il padre che decideva a chi doveva sposare la figlia, insomma, o il figlio, sono talmente tanti che abbiamo ben poche cose da ribattere a questo. E solo ultimamente, diciamo così, la famiglia qua in Italia, ma in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, è diventata più una famiglia di persone. E adesso c'è il passo ulteriore da fare, cioè non più la famiglia come produttrice, di bestiame, come produttrice dei figli da mettere in ginocchio, ma un insieme di persone che, si mettono insieme per costruire il futuro, dove il sesso sono affari loro, il piacere è affari loro. Le scelte che fanno, purché siano scelte non dettate da violenza, sono affari loro. E la libertà delle persone è l'unico terrore che ha nella testa Wojtyla. Wojtyla ha terrore della libertà delle persone. E allora difendono la famiglia, i credenti difendono la famiglia, significa i credenti stuprano la famiglia o costringono le persone a fare la famiglia che loro vogliono. Questo mi sembra abbastanza una grandissima porcheria. Se avesse detto una roba del genere, difendere la famiglia o difendere la libertà della famiglia 300-400 anni fa, magari si poteva dare un giudizio diverso. 21-12-1999, il Gazzettino. Londra. L'alto clero ha dubbi sulla Bibbia. 103 vescovi e altri prelati cattolici, anglicani e metodisti hanno risposto a un sondaggio sulla veridicità della narrazione biblica fatto dal programma Today della BBC. Fra oltre 1.000 personalità britanniche, prelati, eccetera. Allora, 3 prelati su 103 hanno detto di credere che Dio creò il mondo, cioè il 3%, meno del 3%, in soli 6 giorni, e 13, cioè circa il 13%, che Adamo ed Eva esistessero veramente. La maggioranza degli intervistati crede nella resurrezione di Cristo, circa la metà, e circa la metà ritiene ancora attuali i 10 comandamenti. Cioè, tanto per essere chiari, neanche loro che crede. Ma è ovvio, cioè non esistono supporti al credere, cioè è un imbroglio, una truffa di cui le persone possono accettare il fatto di fare l'imbroglio e la truffa. La Repubblica del 30 dicembre 1999. Baudo, la Chiesa sbaglia a discriminare Katia. Allora, cosa è successo? In pratica che la Ricciarelli è stata allontanata da alcune chiese romane perché nelle chiese lei è divorziata o comunque ha sposato lui che era divorziato, adesso non so esattamente la faccenda. È stata allontanata perché i divorziati non devono andare in chiesa, ma credo che non debbano prendere i sacramenti più che non andare in chiesa. E Baudo ritiene che sia stata discriminata. Beh, sapessi come discriminano la piccola gente e le piccole persone quando vanno in chiesa, ma comunque sono affari loro, non sono loro che vogliono andare in chiesa, non è una cosa che mi riguarda.
Vediamo un attimo, a proposito, un cristiano dovrebbe almeno conoscere i propri dogmi, le proprie regole, le proprie, cioè essere cristiano, appartenere a una chiesa, significa conoscere esattamente quelle che sono quelle regole, dopo se si lamentano sono affaracci loro. La Befana è la mamma dei Re Magi. Dal 5 del gennaio del 2000 il Gazzettino di Mestre, viaggio nella fantasia di bambini che immaginano la vecchietta che porta le calze, ma io mi vergognerei, cioè... Se io a mia figlia raccontare una roba del genere, innanzitutto io veramente ci ho anche provato quando aveva 2 anni, ma mi ha guardata come dire, ma tu sei scemo, cioè in effetti ho dovuto raccontargli immediatamente come era andata la nottata che ho fatto la sorpresa, cioè veramente io mi sono vergognato come un verme, ma veramente, per cui arrivare ai bambini a far credere a queste robe qua è veramente da... Boh. Io mi sono vergognato, fate un po' voi e non credo di essere il più stupido del mondo, o forse sì. Vabbè, sul Monte degli Ulivi aspettando l'Apocalisse, Israele e i fanatici della fine del mondo. Allora, temevano suicidi di massa, sacrifici umani, attentati per far esplodere la spianata del Tempio, 6.000 poliziotti hanno pattugliato la città. E hanno detto, beh, forse noi abbiamo interpretato male le sacre scritture. Beh, veramente io direi che le vostre sacre scritture sono tanta caca, tanto per essere chiari, cioè non hanno nessun fine, nessun valore reale. Dopodiché, se volete, io vi racconto la barzelletta di Babbo Natale, che vola sulla slitta, beh, se qualche idiota è talmente idiota da crederci, sono affaracci suoi. Cioè, io comunque sulla vita di Babbo Natale che viene sulla slitta non ci gioco la vita, tanto per essere chiari. E neanche quella sul creatore. Passiamo al Gazzettino del 5 gennaio del 2000. Già, siamo nel 2000. Proteste del Vaticano, mentre il disgelo si protesta più difficile. Nuovi vescovi di regime in Cina. Allora, se qualcuno ha idea di come sono avvenuti i vari scismi nella Chiesa cattolica, cioè nel corso della storia, non è mai avvenuto un scisma che non sia appoggiato dal governo civile, o comunque dall'imperatore, o comunque da una parte dello Stato. Perché questo? Perché se no li avrei acciappati tutti e messi a rogo. Chiaramente occorreva sempre qualcuno che ti proteggesse nello scisma. Chi ci ha provato e non aveva l'appoggio dell'imperatore, del governo, eccetera, veniva preso e bruciato. E la Cina ha deciso di appoggiare una fazione cattolica che è sismatica, chiaramente sismatica nei confronti della Chiesa di Roma. Loro possono benissimo dire che è la Chiesa di Roma che è sismatica davanti alla verità, dopo queste sono cose che si vedono fra di loro. E comunque questi personaggi rispettano le leggi dello Stato civile. Mi dispiace, ma il rispetto delle leggi dello Stato civile è una cosa importantissima, perché come ho spiegato in stregoneria, un apprendista stregone nasce in un contesto sociale. Quel contesto sociale è divenuto per adattamento. E allora quel punto in cui nasce, dice io faccio una strada di stregoneria, è il suo punto di partenza. Deve prendere le cose che ci sono e migliorarle. Non può peggiorare le condizioni di vita. Se uno vuole fare la rivoluzione, si fa la rivoluzione e si paga il tributo che fare una rivoluzione richiede, cioè non è un gioco. Però se uno ha un percorso di conoscenza, il percorso di conoscenza inizia sempre, dico sempre, dalla situazione in cui si nasce. Se io vivo in Italia, rispetto le leggi italiane. Se io voglio cambiare alcune leggi italiane, metto in moto quelli che sono delle leggi italiane per cambiare le leggi italiane. Cioè, prendo in mano quelli che sono i principi giuridici per cambiare i principi giuridici. Non vado a imporre qualcosa di diverso. Se voglio imporre qualcosa di diverso, torno a ripetere, faccio la rivoluzione, cioè faccio delle altre cose. Bene, la Chiesa Cattolica pretende che la Cina si metta in ginocchio. 10 milioni di donne da vendere sui mercati occidentali e altrettanti milioni di bambini da vendere non mi sta assolutamente bene, tanto per essere chiari. Per cui io difenderò sempre le scelte della società civile nei confronti di chi tenta di disarticolarla, anche se non sono d'accordo con quella società civile. Natale di sangue alle Molucche.
Bucche, storia fra cristiani e musulmani, almeno 39 morti. E qui torniamo allo stesso discorso che i copti, lo stesso discorso. Cioè, loro si stanno massacrando per avere ognuno il bestiame del gregge. Questo è l'unico motivo per cui si stanno massacrando. Se hanno idee da contrapporre idee, decisioni da contrapporre decisioni, pensieri da contrapporre pensieri, via la conoscenza da contrapporre via la conoscenza, idee da contrapporre idee, benissimo. Cioè, la battaglia ideale va sempre bene, si può anche scannarsi con la battaglia ideale, ma quando si arriva a impossessarsi delle persone, a prendere bambini, darli a un'altra famiglia, giocare su ste robe, quando si comincia a devastare il sistema sociale in cui stiamo vivendo, e allora il gioco è sporco, è sempre un gioco sporco. Suora insultata, impossibile trovare i colpevoli. Beh, questo ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa, del 31-12-1999 il Gazzettino. Allora, il discorso che abbiamo già fatto con Francesco era questo. Lei non è mai stata insultata da medici, semplicemente la sua sorella, la sua accompagnatrice si è rivolta a delle persone che non erano mediche e naturalmente queste hanno fatto due, invece di dirgli guardi signora noi non siamo medici, meglio che si rivolga ai medici, hanno fatto due battute. I barboni che sono entrati in pronto soccorso spesso qualche volta hanno fatto delle cazzate e qualche volta sono trovati con insulti ben maggiori di questo. Arrivare a fare questa roba qua solo perché lei è cattolica credo che sia un insulto alla dignità umana. Scout morti, i periti accusano. Repubblica del 5 gennaio 1900, del 2000. Cosa è successo qua? Hanno fatto le palizzate sopra un torrente. Sapevano che c'era un temporale, il torrente si è gonfiato e ha buttato giù tutto. Questo purtroppo è un comportamento che è derivato dalle scelte cristiane, dalle scelte cattoliche. Cioè, non è la persona importante perché la persona ha sapere, ha conoscenza, ha passione, eccetera. Ma è una persona importante perché quella persona io la posso gestire. Cioè, una persona, una brava persona, mi viene sempre in parrocchia, segue sicuramente bene i bambini e brava, ma come è brava quella persona, che poi se è un incompetente, un deficiente nel fare le cose, nel affrontare la vita, non gliene fotte niente a nessuno. Per cui non è una questione di imperizia perché questi non erano bravi, ma perché le scelte dei cattolici sono fatte per favorire quelle persone che sono incapaci, incompetenti, ma però seguono i dettami. Questo è importante. Allora, questa scelta, questo modo di essere, non fa altro che a generare delle contraddizioni, delle contrapposizioni sociali. Fa casini, porta... Cioè, una volta è stato inventato il discorso del concorso per merito, la meritocrazia. Cioè, quello che sa fare, quello che ha la possibilità di fare, quello che ha l'intelligenza, prevale sull'altro. In realtà, sappiamo benissimo dopo come sono andate tutte le cose, tutte le puttanate in mani. Ma questo tentativo, per quanto criticabile sia, era per uscire dal concetto di raccomandazione. Il concetto di raccomandazione è un concetto assolutamente cattolico, un concetto cristiano. Cioè io ti raccomando, questa che sei mio amico, cioè mi questo lo conosco, te garantisco, mi sto qua lo conosco, dove non era più il raccomandare la persona perché la persona sa e allora io ti presento tu all'altro perché... Tu sai esattamente le cose, sai perfettamente di cosa si tratta, ma io ti raccomando all'altro perché tu sei mio amico, cioè tu devi far carriera perché tu sei mio amico. E questa è una cosa di origine cattolica ed è la distruzione del sistema sociale. Dopodiché arrivano le imperizie, ti cadono giù la gente da impalcature, c'è la superficialità, c'è la gestione superficiale delle cose, le cose tanto chi è responsabile? Nessuno è responsabile, ma mi devo solo raccomandare. Ma sì, signora Eminenza, ma mi devo solo raccomandare, sarà mia colpa mia se sto qua che ha fatto le fitte solo al fiume. Non è colpa mia, però intanto gli altri sono morti per cazzo. La Repubblica 0801-2000, l'anatema dei rabbini, la rete brucia l'anima, i rabbini affermano che la rete di internet brucia l'anima. Vabbè, Assimo parla che i rabbini dicano quello che vogliono. Per me è una stupidaggine. In realtà ogni cosa che costruisce libertà fa paura alle persone che non sanno organizzarsi. E quando le persone hanno al loro centro la costruzione dell'essere umano in ginocchio, tutto è permesso. L'allarme Islam dei vescovi. No alla Turchia nell'Unione Europea.
Allora, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Qualsiasi condizione sociale, etica, morale, giuridica, io mi trovo a vivere, posso costruire un percorso di stregoneria. Può essere bello, può essere splendido, può essere favoloso, o può essere piccolo o miserabile. Il mio intento è quello di costruire me stesso, adattarmi alla situazione in cui vivo, migliorare la situazione in cui vivo, sempre. Dire a uno, ti non te entri nell'Unione Europea perché ti non te me piaci, beh, a me personalmente, Claudio Simeoni, forse altri pagani hanno altre idee, mi fa schifo, tanto per essere chiari. Perché? Perché se io non ho la forza per affrontare altre persone, affrontare delle situazioni sociali, affrontare delle trasformazioni, anche se questi possono essere miserevoli, anche se c'è un prezzo da pagare, beh, fa un pochetto schifo. Cioè, se io risolvo i problemi esclusivamente con la galera, o penso che qui che fa casino, metto in galera, sia l'unica soluzione possibile, beh, mi farei un po' schifo. Mi spiace, ma questa roba qua è un gioco che non gioco. Per cui, questa roba qua che dice i vescovi, mi fa schifo. Tanto per sì. Cioè, posso capire l'uso della galera per la cosa momentanea, cioè nel senso che il quello che spara viene già messo in galera. Però nello stesso tempo va fatte tutte le operazioni per rimuovere le cause che hanno portato questo a fare le cose. Sempre che non siano proprio quelli che l'hanno messo in galera, che hanno costruito le cause affinché avere del lavoro per avere uno stipendio per dare da mangiare ai fiori. Per cui stiamo un pochetto attenti, cioè i meccanismi sociali sono estremamente complessi, per cui ci darei un po' di attenzione. Quei barboni poco fratelli. Ah, in ogni caso io sono contro ogni confine, cioè io i confini butterei giù tutti. Non sono d'accordo per la globalizzazione, però i confini per le persone a buttare giù, per me i confini non gada esistere. E quando mi sento qualcuno che vuol tirare su confini, mi viene una pelle di oca da far paura. Buon, dito questo, quei barboni poco fratelli, Palermo, cacciati dalla piazza del convegno giubilare. La Repubblica dell'8 gennaio del 2000, naturalmente sono stati dei vigili un po' troppo zelanti, in realtà la miseria fa schifo, cioè tanto per essere chiaro, quando si fanno i bei convegni sulla miseria, chi è davvero in miseria fa schifo, cosa volete fare? La miseria fa sempre schifo. Dopo lo schifo ti prende quando meno te l'aspetti. Dalla ruota per rompere le ossa agli aculei della Vergine di Norimberga, Gazzettino 07-1 del 2000, no, questo però non ve lo leggo e non vi leggo neanche la tortura, sadico piacere dei potenti, il Gazzettino del 7 gennaio, perché? Perché ho trovato un sito di stregoneria su internet, fatto da alcune streghe, credo di Bologna, credo, che ha tutta quanta la storia della tortura, e come è stata applicata e i mezzi, è fatto in modo tale che in una trasmissione io vi faccio vomitare tutti. E allora penso che mi tirerò giù questo sito e vi farò una bella trasmissione. Ah, un'altra cosa, quando si parla di tortura, non i mesi smati col torturatore, voi non siete Wojtyla, non avete la forza di fare le porcate. È più facile che voi siate quelli che subiscono le porcate. Quando il pazzo di Nazare dice vi farò pescatore di uomini, non identificatevi con chi butta la rete, identificatevi con i pesci che vanno in padella e allora avrete una visione della vita un po' diversa. Boh, guerra santa contro i cristiani, Indonesia. I musulmani vogliono punire gli assassini. È sempre la solita guerra, il bestiame del gregge, ce lo contendiamo l'uno con l'altro. La pillola del giorno dopo è a scuola, che bel paese la Francia. Polemiche dai cattolici, dagli insegnanti, ormai siamo solo assistenti sociali. Fiore, mettiamoci d'accordo una roba, volenti o nolenti, il mondo va avanti. E la consapevolezza dei propri bisogni, la possibilità di soddisfare i propri bisogni e le proprie tensioni avviene sempre a un'età più bassa. È l'incapacità della persona adulta, di affrontare tensioni così precocemente nelle persone piccole, cioè nei bambini, è una questione culturale. E volenti o nolenti, la nascita di figli disperati
va sempre a generare miseria, sempre, sempre a generare miseria. Il fatto che voi tira non voglia l'uso del preservativo e non voglia l'uso della pillola, non vuole queste cose, è perché lui vuole trasformare il mondo in miseria. Questa è la sua intenzione, perché solo nella miseria si possono mettere in ginocchio le persone. Quelli che non sono in miseria possono anche mettersi in ginocchio o non mettersi in ginocchio, possono scegliere, ma chi è in miseria non sceglie, non può scegliere. Beh, io sarei d'accordo che anche in Italia ci fosse, anche se il fenomeno delle nascite precoci in Italia credo che sia meno consistente che non in Francia e in Inghilterra. Favoriva i clandestini, denunciato un parroco. Il Gazzettino del 6 gennaio del 2000. Allora, questo qua è ora Don Lello Birettori, ex parroco di San Ferdinando, è stato denunciato dall'autorità giudiziaria della polizia per aver favorito l'immigrazione clandestina. Un'indagine era stata sollecitata dalla curia, anche perché dopo il trasferimento di Birettoni ad altra parrocchia, il nuovo parroco esigeva chiarezza e regolarità con gli stranieri. Ora, cosa ha fatto questo, cosa non ha fatto, è poco importante. Cioè, poco importante perché se ne occupa la magistratura. Il fatto è che questo se ne sbatteva delle leggi. E questa è la cosa grave. Ora, non dico che qualcuno può anche fingere di non vedere qualche legge qualche volta, per carità. Ma lui lo faceva perché lui era inviato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. E chi è inviato ad immagine e somiglianza del Dio padrone può sputare sulle leggi. Questo che non mi sta bene, non tanto il fatto che abbia aiutato o non abbia aiutato gli immigranti, se ha preso soldi o non ha preso soldi, se aveva interessi o non aveva interessi. Quello che mi secca è che lui si identificava col Dio padrone e il sistema sociale non gli fregava niente, il sistema sociale doveva mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone. Il Papa ignora i vescovi governativi cinesi, a Pechino uno scisma di fatto, a Repubblica dell'8 gennaio, fugge il diciassettesimo Buddha, terzo per importanza nella regione tibetana. Ora, questo articolo del Gazzettino dell'8 gennaio del 2000, un trafiletto, un grande articolo di questo ragazzo scappato e tutto il resto, una riga e mezza per dire che l'invasione cinese, cosiddetta invasione cinese, che poi era Cina, cioè il Tibet è cinese, punto e basta, è stato fatto come nazione soltanto dal colonialismo inglese. Due righe, neanche due righe, sette parole per dire: fu abolita la servitù della gleba. Cioè, prima dei cinesi, prima dell'arrivo dei cinesi, i tibetani erano schiavi. È chiaro questo? Cioè, prima dell'arrivo dei cinesi in Tibet, i tibetani erano degli schiavi. Che dopo, per riuscire a venire fuori da tutta la schiavitù, ci voglia tutta una serie di tempo, tutta una serie di trasformazioni e tutta una serie di contraddizioni sociali, quello è un altro discorso. Però prima dell'arrivo dei cinesi, i tibetani erano schiavi del Dalai Lama e dei Lama. Questa è la situazione. Se dopo qualcuno vuole esaltare la schiavitù, sono affari suoi. Bon. Io ricordo il numero di telefono 049 700 700, 049 700 838. Pronto? Va bene, qua abbiamo il solito mentecato il cui è sempre pronto. Pronto? Qui abbiamo sempre il solito personaggio, il quale sta bloccando i telefoni da una vita, non gli è bastata neanche una denuncia, purtroppo continua ancora. C'è? Ancora? Come vedete è estremamente attrezzato, riesce a fare 049-700-700 e 049-700-838 in un colpo solo, è veramente abile. C'è? Bravo! Cioè, mi sono sempre nelle stesse identiche condizioni di sempre. Pronto? No, vedi, non è mica scemo l'uomo. Sì? Eccolo qua. No, è già stato denunciato e ha fatto delle brutte cose anche delle persone qua dentro. Lui non ha più diritto, ha fatto troppe porcherie.
Sì? Questo, allora, signore, a me, chiaramente, rispondo al telefono, non è che più di tanto mi interessa. Se Luigi a Treviso mi blocca i telefoni, a me... Pronto? Ciao! No, no, è un impegno della radio questo. Cioè, siamo talmente tanti speaker che non... che poi è, fa troppe sport. Dimmi tutto. No, niente, soltanto solo a farlo sentire. Ma in senso a amichevole, cosa, niente di serio, cioè, così tanto per sentirlo, insomma, per fare divertire la canta più che altro, ecco. Vedi, ha fatto un'altra cosa molto sporca. Ha aggredito dei pagani durante una conferenza. Questo è abbastanza grave, insomma, no? Sì. Ma a aggredire qualsiasi persona, non solo i pagani che sporco, no? No, beh, aggredire, però l'ho fatto in quel contesto, è stato abbastanza... Però, ascoltami, mi credo veramente che il fatto che lui si sputtana ascoltando, penso che sia, fra virgolette, una punizione più grande di quella che non sentirlo, per due motivi. Il primo perché le cava un grosso divertimento di giovedì pomeriggio che noi aspiriamo sempre a avere per il nostro cinismo e per il nostro divertimento. E secondo perché magari non se ne conto di quello che dice, capito? Comunque io, se la scelta della radio non ci metto lingua, eh. No, decisione di alcuni speaker, non della radio in sé. No, capito. Tu non sei speaker. Ciao. No, il problema, vabbè, insomma, stiamo sempre parlando di... Sì? Sì? Pronto? Sì? Pronto? Pronto, non sento. No, sento adesso, dimmi. Pronto? Pronto. Pronto, ciao. Ciao. Volevo che te potessi distinguere la categoria di dominanti, potere abusivo, religioso, come che te vuoi, e da cui sottomessi oppure condizionati nella povertà, eccetera, magari a un credo in fiducia e poi invece resta come imbrogliati, no? Sì. E dopo dicevo, le leggi per esempio dei condanne a morte, sei d'accordo? La condanna a morte che esiste in America, per esempio, se deriva da una legge religiosa o cosa? Grazie, ciao. Grazie, ciao. Allora, io non sono d'accordo neanche con la galera, veramente. Il problema è che preferisco condanna a morte alla tortura. Preferisco la condanna a morte immediata a decine di anni di galera. Quello che non mi sta bene è la tortura delle persone, la sala d'attesa di anni e anni per portare la condanna a morte. Dopodiché, te dico, è molto relativo anche al discorso della condanna a morte. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Mi chiedevo prima... perché io questo proprio non sono esattamente sicuro, però io definisco i cristiani, praticamente il cristianesimo, una eresia del giudaismo, cioè, scusa, dell'ebraismo. Sì, è vero. È giusto, perché sì, io l'ho fatta così, come ho detto, ma a un certo punto siete degli eretici, veramente, ma grandi eretici. E come minimo l'ebreo non si è permesso di rappresentare un Dio. Lo rappresenta assolutamente. Diciamo che non ne ha fatto immagini. Esatto, non ha fatto immagini. Ma è già qualcosa, cioè non ha fatto il Dio uomo là, così. Si è astenuto in un certo senso, si astiene, no? Ti dirò che l'immagine del Dio con la barba è Giove e Zeus, eh? Cioè appartiene al paganesimo, mica. Ecco, e quindi ha delle origini addirittura pagane, direi. Cioè, anche l'immagine del Gesù biondo è un'immagine di Apollo. Cioè in Grecia c'è una popolazione. No, ma appunto io chiedevo a te che se volevi dare un po' di spiegazioni stavolta, perché io sono digiuno completamente, perché ho toccato altre filosofie, diciamo... buddiste, induiste, eccetera, dove sono filosofie più che religioni, lasciamo perdere il fatto del Dalai Lama, qui ultimo, che sono sempre stronzate che fanno quelli che vogliono imitare l'originale, diciamo, però la filosofia del Buddha è abbraccia un,
un discorso molto ampio, non è ristretto. Comunque, ma volevo che tu dicessi un qualcosa riferendoti al cristianesimo, cioè io lo vedo come un'eresia veramente, che esce da un'eresia biblica, insomma. Va bene, Giampaolo. Va bene, grazie. Grazie a te. Ciao. Io più che altro ho una visione diversa del cristianesimo, cioè nasce dalla superstizione pagana più che da un'eresia. Pronto? E quello che è importante è, cioè, che noi distinguiamo sempre fra il potere e le persone che subiscono il potere, cioè le vittime dei carnefici noi le distinguiamo sempre, è quando uno si fa stato che non si sta bene, cioè quando uno tende ad imporsi sugli altri, e là lo trattiamo come tutti gli altri, tanto per essere chiaro. Poi un altro discorso, quello che dici tu, no? La visione per esempio di Gesù, tipo Apollineo, cioè esiste in Grecia una popolazione che è bionda con gli occhi azzurri, ed è una popolazione apollinea che non si sa bene da dove sia venuta e come, e ci sono queste caratteristiche, e è l'immagine di Apollo, di Dioniso, eccetera, che poi è stata ripresa, sì? Ciao, dimmi. Tanto grazie di essere lì, perché è sempre bello sentire una voce. Ascolta, Migo esamina una specie di Ave Maria, no? Che gli dice a Rosario lì, no? Prima gli dice Madre di Gesù, no? E nella seconda, come si dice, nel secondo passaggio gli dice Madre di Dio. Ma ora mi domando e dico, no? Se il Dio è uno, no? Come aveva fatto ad avere una madre prima? Là non metto lingua. Dai, comunque, cioè, è un dubbio che mi sei chiego mio. Bravo. Ciao, certo. Ciao. No, ma in effetti esistono molte contraddizioni anche sia di linguaggio, ma anche di riferimento. In realtà, Dio e Gesù vengono spesso usati, ma sembrano molto usati come sinonimi. Pronto? Ciao, dimmi. Volevo dire, a proposito del discorso del Giampaolo, che non sei l'unica contraddizione rilevata questa, per esempio, quando che si usa il termine del Dio buon pastore, anche qui è un'immagine pagana. No. Se mando su un fax da dove sta ricavato. Sì, no, è vero. È vero che l'uso del pastori lo trovi anche nel paganesimo, però l'immagine che evoca dal punto di vista dottrinale non ha niente a che vedere col paganesimo. No, ma l'immagine, diciamo, l'effigie, cioè la figura di un dio con l'agnello sulle spalle, è abbastanza comune nei tempi di pagani, che vanno sul fax e così. Sì, no, sì, va bon. Per esempio, un'altra cosa, quando che ti dà la designazione a Pietro dell'angolo di pietra con le chiavi del paradiso, anche quella è la città di Mitra, no? Quando si fa un'immagine pagana. Cioè, il cristianesimo, secondo me, il dopo Cristo, gatto molto da immagini pagane. Mi ascolti stasera alle 19? Come? Alle 19, mi ascolti? Sì. Boh, comincio Didimo Tommaso allora. Ecco, Tommaso da Didimo, per me, lo ho finito di leggerlo qualche tempo fa, è una figura eccezionale. Sì, ma non ha niente a che vedere con il cristianesimo, eh? No, però è uno di quelli che sta vicino a Gesù, insomma, no? Fa parte di insieme con, per esempio, col mago Dionisio, oppure Tisiano, che altro. Stai mescolando un po' di cosette, sai. Va bene, comunque dovresti fare un grosso lavoro per mettere insieme tutte ste robe. Va bene, quando ci vedremo a quattro occhi. Va bene, d'accordo. Okay. Ciao. Ultima telefonata per oggi, pronto? Eccolo qua. Allora, basta telefonate, non prendiamo più telefonate, anzi non prendo più telefonate, ogni tanto uso il plurale maiestatis, mi sembra quasi di essere sette persone che parlano, vabbè. Allora, chiudiamo qui le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo. Io vi dico questo, distinguere quello che è le condizioni sociali è importantissimo. Vivere nel momento presente e costruire il futuro partendo dal momento presente, anche se si è generati dal passato, è essere gianni, essere pagani.
Che poi Ivan dice, esistono delle immagini del pastore pagano, se è vero, la pastorizia nel paganesimo era un'attività quotidiana che faceva tutti, oggi come oggi potresti parlare dell'operaio, insomma almeno fino a qualche anno fa si poteva parlare degli operai come una figura diversa. E parli anche della figura del contadino, ma non è importante la figura in se stessa, non è centrale il pescatore, non è centrale il pastore, è cosa indica agli altri, cioè è l'indicazione dottrinale che viene data agli altri, questa che è importante, il resto è irrilevante. Io comincerò stasera, penso sì di cominciare Tommaso Didimo stasera, l'ultimo stregone pagano, e vi dimostrerò come dei concetti che appartengono a Tommaso Didimo vengono usati nei Vangeli ufficiali per sottomissione, cioè dei concetti di libertà vengono usati per sottomettere. Però Tommaso Didimo era adonista, non ha niente a che vedere col cristianesimo. Che poi lui dica Gesù dice, beh, è come se avessi detto Beppe o Andrea dice, cioè Andrea dice, per... certo, se il termine di Andrea va avanti 2000 anni a pronunciarlo e lo esalti e diventa fumoso eccetera, beh, Andrea ha fondato il mondo, insomma. Cioè, basta ripetersi un milione di volte, non è un problema di questo. Il problema è il concetto, il pensiero, è l'indicazione che dà nell'affrontare la vita. Boh, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto, arrivederci alle ore 19, dove vi leggerò Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Finisco l'introduzione e poi comincerò i concetti.